si è affermato nel corso degli anni come il festival per eccellenza della pizzica tradizionale, il memorial dedicato a Luigi Stefani, ultimo violinista terapeuta dei rituali legati al tarantismo salentino, oltre che padre delle pizziche tarantate del Salento. Il memorial, diretto da Giovanna Stefani, figlia del maestro, e organizzato dall'Associazione Culturale Luigi Stefani, ha celebrato quest'anno la sua 18ª edizione. Un'edizione rivelatasi ancora un grande successo. Sabato e domenica l'area mercatale di Santa Maria al Bagno ha ospitato la 2 giorni di musica e incontri, in cui si ritrovano puntualmente ogni anno tutti gli amanti della pizzica tradizionale del grande maestro. A presentare le 2 serate Ivan Bonetti e Laura Spano, con gli interventi di Giovanna Stefani, testimone diretta del ricco patrimonio di conoscenze tramandate dal padre. A dare il via all'evento, nella serata di sabato scorso, è stata la classica pizzica indiavolata, eseguita dal duo Inchingolo, violino, discepolo del maestro Stefani, e Villani, chitarra, le cui sonate rievocano l'espressione più fedele al sentimento musicale di Mesciu Gigi e della sua terra. Nel corso della prima serata, riservata ai gruppi musicali emergenti, si sono esibiti sul palco i Trainanti, Mattia Ciullo Ensemble e Vento del Sud. Un'appassionante sfida a suon di canti e tamburelli che ha regalato al pubblico presente tanto divertimento e allegria. La giuria, presieduta dal professore musicologo Ruggero Inchingolo e composta dal professor Giovanni Crispino, dal professor Enzo Lega e dal dottor Silvano Fracella, ha poi assegnato il primo posto al gruppo Vento del Sud. Si tratta di una band attiva sul panorama nazionale ormai da circa 10 anni, che in ogni live riesce a produrre, attraverso il ritmo dei tamburelli e per via delle loro sonorità così ricercate, un ambiente ritmico e sonoro straordinariamente coinvolgente e frenetico. La seconda serata è stata una grande festa, tutta in ricordo di Mesciu Gigi, così come era chiamato il maestro Stefani. Il barbiere violinista, scomparso nel 2000 all'età di 86 anni, ha svolto un'intensa attività musicale non soltanto nell'ambito della terapia del tarantismo, ma anche come musicista per il ballo e l'intrattenimento. La kermesse si è aperta con un'indiavolata eseguita dall'ensemble Stefani ed è proseguita con le performance dei vari gruppi di pizzica: i Maè, vincitori della scorsa edizione del premio Stefani, Nui Nisciuno, Cardiamundi e Coremei. Hanno preso parte alla serata anche il gruppo Pizzica Moi e il gruppo Medici in Musica. Le 2 serate sono state riprese integralmente da Teleonda e Giovanna Stefani, anima dell'evento dedicato alla memoria del padre, ha voluto consegnare un premio speciale a Luciano Sebaste, un riconoscimento alla tenacia e alla longevità dell'editore di una delle prime TV private italiane come Teleonda. Sempre attenta e sensibile alle tradizioni del territorio e alla cultura popolare, è ormai parte integrante della storia televisiva salentina. Antonio Spano, sarai proprio tu a consegnare questo premio. È stato assegnato a Luciano Sebaste, il primo editore d'Italia nella storia delle TV locali, è l'editore di Teleonda. E quindi facciamo un applauso, il factotum in assoluto per abnegazione nel campo dell'autoproduzione, lui che ne cura personalmente la regia. Tanti sono stati i premi e i riconoscimenti, dal premio Barocco e tante altre kermesse. Non posso non menzionare il premio nazionale delle TV private, organizzato dal Sole 24 Ore e da 1000 canali. Premio vinto da Teleonda e consegnato a Roma. L'editore Luciano Sebaste non ha mai lasciato la regia per ritirare i premi. Ha sempre delegato i suoi collaboratori e operatori, ma questa sera ritira il premio personalmente. E quindi ritira il premio personalmente in onore del grande maestro, del grande maestro Luigi Stefani. Quindi io vorrei invitarlo qui sul palco. Eccolo, il nostro grande noi. Luciano Sebaste, editore di Teleonda. E l'applauso fortissimo da parte del pubblico presente questa sera.
E vi dico una cosa, pensate che 54 anni fa, è passato più di mezzo secolo, Luciano è stato il batterista del più famoso complesso musicale dell'epoca, Gino e i Diavoli, che sicuramente molti di voi ricorderanno. Ha avuto l'onore di suonare al Festival dei Salesiani di Gallipoli con il maestro Stefani, proprio con lui, e lui suonava il contrabbasso, mentre il maestro Giorgio Zullino era al pianoforte e Luciano Sebaste suonava la batteria, quindi anche batterista. Prego, prego. Allora, io vorrei dire qualcosa per quanto riguarda le emittenti locali. Nel lontano 1990 la legge Mammì ha distrutto tutte quelle radio, piccole radio libere e televisioni locali. Erano quelle emittenti che parlavano delle casalinghe, dei fatti locali, dello sport locale. Ecco, sono arrivate le grandi emittenti, hanno comprato i ripetitori e queste emittenti sono scomparse dalla circolazione. Non sentiamo più che la signora Concettina dedica alla signora Giovanna una canzone o qualcosa. Tra le poche emittenti locali sul posto, forse l'unica, è rimasta Teleonda, e tutto grazie a Luciano Sebaste, che è una persona che non si arrende mai, come Giovanna, ecco, questo li accomuna. Luciano Sebaste è stato anche un mio concorrente, perché io dirigevo NTV, e quindi però ci siamo sempre rispettati e ho sempre ammirato Luciano proprio per questa tenacia, perché non è facile oggi fare televisioni, oggi nell'era di internet, di Facebook, di tutti questi media, non è facile fare televisione. Lui ha saputo rinnovarsi e oggi è qui, è sicuramente un premio meritato. Ecco, grazie, io Luciano. Vorrei invitare anche la nostra Giovanna Stefani a salire, a raggiungerci qui sul palco, perché è stata lei che ha avuto quest'idea, il piacere proprio di donare questo premio a Teleonda nella persona dell'editore Luciano Sebaste. Quindi Luciano, a te la parola, quindi un ringraziamento doveroso. Ringrazio Giovanna per questo graditissimo premio. Non me l'aspettavo, lo accetto con tutto il cuore. Non, ho delegato sempre i miei collaboratori per ritirare i premi, non ho lasciato mai la regia, ma per questo evento lo faccio con tutto il cuore e l'ho fatto con tutto il cuore. Grazie a voi. Grazie Giovanna. Eccola qui che ci sta raggiungendo sul palco. Questo caro signore che vedete accanto a me sulla mia destra ha suonato con papà nei tempi remoti del maestro Zollino, pace all'anima sua, che era anche una grande persona. E siccome mi ha dato due serate l'anno scorso e due serate quest'anno e non si è preso una lira, una lira va bene, lì non ci so più, però non ti è preso un euro, maledetto euro è quando è venuto, perché noi con la lira prima eravamo ricchi. È vero. Però lui è stato la persona che mi ha aiutata. Ma chi ce l'ha detto di entrare in Europa? Al giorno non lo voglio, cuore mio.
grazie.